importante del governo a questo paese, di questo paese. Penso che l'autunno sarà un autunno propositivo come quello di tutti i grandi governi che non sembrano cadere in tempi brevi, e quindi sarà un autunno in cui gli studenti, piuttosto che andare in piazza a testimoniare o diciamo portare con carica i loro diritti, chiedere i loro diritti, che spesso ormai sappiamo tutti molto disfrattati, quasi un disinteresse, la prima cosa su cui ci tagliamo, continuano a tagliare. In questo l'unico che ha fatto un'inversione di tendenza è stato il governo Letta, e per questo dovrebbe essere secondo me ringraziato. Disse che si sarebbe dimesso non appena sarebbero stati levati un euro sia sull'università sia sulla cultura, e questo il suo governo non l'ha fatto. Ha fatto tanti altri danni, ma non ha fatto questo. E devo dire che anche il governo Renzi, nonostante al ministero ci sia una persona da cui tutto ci saremmo aspettati, meno di non, che non tagliasse i fondi agli studenti, cioè alle scuole e alle università, sta tenendo questa linea che secondo me è particolarmente proficua, e anzi dà un lancio in più. Dice: la prima cosa su cui noi dobbiamo investire è la scuola, e noi non investiamo sulla scuola solo facendo un corso di formazione agli insegnanti in carica, non facciamo bene alla scuola semplicemente dando più fondi con magari dei tetti appunto che non stanno sulle teste dei ragazzi e non sono sicuri. Dice: ricominciamo da quello, ricominciamo a far stare sicuri i ragazzi dentro le scuole, anche se con poco, ma ha un valore simbolico, e a Roma per esempio significa riavere 5 scuole che stavano messe veramente male, messe in piedi, su cui gli studenti ci possono andare. Ora, questo non significa che le strutture studentesche, soprattutto quelle di sinistra che sono sempre più critiche, soprattutto con i governi a loro vicini, non avranno qualcosa da ridire o da chiedere, e anzi io penso che si debba fare, perché in un momento costruttivo come questo per il paese, e quindi per i luoghi dove un paese cresce, nasce e a cui viene insegnato quello che ci dovrà essere e quello che c'è stato, penso sia essenziale che le strutture tornino in piazza eventualmente, ma tornino dando dei consigli e non dicendo cosa non vogliono. Perché questa volta dire che non vogliamo qualcosa che finora ha fatto il governo Renzi è complicato. Dobbiamo avere la maturità di chiedere di più, ovviamente, ma soprattutto di poter dire cosa vogliamo e cosa non vogliamo, e aiutarli nel direzionare. Una cosa che ci ha sempre indispettito, questo è veramente una cosa, io nella mia diciamo brevissima carriera politica, se vogliamo metterla così, sono stato anche al nazionale della struttura studentesca di FDS, e era particolarmente interessante andare a fare i tavoli con il ministro, cioè un luogo deputato che è il forum degli studenti medi, dove vanno i due delegati di ogni struttura studentesca riconosciuta dal forum. Noi ci siamo sempre andati, e tutti, avendo il ministro davanti noi, solo gli studenti, con al massimo qualche tecnico del suo staff, nonostante tutto, i ministri che si sono succeduti, io mi sono fatto 3 ministri da nazionale, nell'assurdità, non hanno mai detto: noi per voi studenti stiamo ragionando. La loro priorità sono gli insegnanti, la loro priorità sono i sindacati, gli ATA, che non è una cosa a cui noi non vogliamo dare retta, ma a me piacerebbe sentire che un ministro instaurando si dicesse per la prima volta, pensando agli studenti, ai professori, a tutti gli ordini di interesse e in generale ai cittadini, dicesse: noi siamo per fare questo. E questo è quello che secondo me dovremmo chiedere al ministro, al primo ministro e al paese di capire. Che cosa chiedereste tutte e due al primo ministro, al premier Renzi, per quanto riguarda scuola e università? Qual è la proposta che Guido Staffieri e Ludovico Di Traglia farebbero se avrebbero la possibilità di farlo? Allora, intanto io al primo ministro e al ministro gli chiederei se volessero venire con noi al campeggio che facciamo quest'estate in Sicilia ad Alcamo dal 26 al 31, perché noi di cose da dirgli anche a cena ce ne avremmo tante, perché è ovvio che avremmo un'intraprendenza diversa anche nel potergli dire qualcosa. E poi la seconda cosa che gli chiederei è se avessero entrambi il coraggio, o uno dei due, in particolare mi piace pensare di poter incalzare direttamente il primo ministro, gli chiederei di venire ad ascoltare cosa c'è ancora da fare nella scuola, che è veramente molto di più di quello che si è iniziato. L'inizio è buono, è proficuo, siamo molto ottimisti, però vogliamo qualcosa di concreto, e qualcosa di concreto non è mettere quei fondi
per l'edilizia scolastica. Ora io non mi ricordo quanto è stato messo, mi sembra 1,5 miliardi, voglio essere anche molto largo. Mi ricordo perché fu la mia delega tematica nazionale, che la Moratti, quando successe quella tragedia in Basilicata, se non sbaglio, fece fare un'indagine straordinaria dal Ministero sull'edilizia scolastica e disse che per mettere a posto, non definitivamente, ma adesso l'aggettivo preciso non mi ricordo, ma ve lo posso riassumere con dignitosamente, le scuole pubbliche italiane, ci volevano 7 miliardi di euro. Io presumo che dalla Moratti alla Giannini sia successo qualcos'altro e quindi penso che siano aumentati, e quindi per esempio la prima cosa che gli direi: bene, benissimo, adesso aspettiamo che tu trovi ancora un po' di soldi per questo paese, ma devi continuare a investire proprio su quei due argomenti che sono la scuola e l'università, perché, e questo soprattutto sull'università, il depauperamento della cultura in questo paese si sta cominciando a far sentire. Secondo me è quello che è successo quando si votava Berlusconi, è quello che è successo quando si votava Grillo, e sono quei voti che noi, nonostante il 40,08%, non intercettiamo. Non perché le persone siano ignoranti nella maniera più assoluta, penso che noi dobbiamo prendere i voti tutti, io rispetto tutte le persone allo stesso modo, ma per sapere quello che sta facendo Renzi secondo me ci vuole un po' di consapevolezza in più. Ora so che in questo, tra l'altro, in questo luogo posso dire, Gramsci diceva una cosa sacrosanta: studiate perché vi vogliono ignoranti. Ecco, io penso che ci sia qualcuno che ancora ci vorrebbe ignoranti, e noi dobbiamo dimostrare che questo non è nei nostri interessi e non è negli interessi del nostro paese. Ludovico? Ma guarda, prima di tutto, vabbè, oltre a tutto quello che direbbe Guido, che sicuramente, essendo un po' da questo punto di vista, siamo un po' sangue del nostro sangue, ecco, però per il resto porterei sia il ministro sia al presidente del consiglio Renzi un tema che è il tema centrale un po' della scuola, che è quello del diritto allo studio. Guarda, qualche giorno fa ne parlavamo pure qua, l'iniziativa con Faraone, e fuori appunto un'altra volta a microfoni spenti l'iniziativa, gliel'ho proprio detto all'onorevole Davide Faraone, che è responsabile nazionale scuola del PD, e gli ho posto il problema del diritto allo studio, dicendo che c'è il tema centrale è quello che i ragazzi non riescono più ad andare a scuola, e non riescono più ad andare a scuola perché è la struttura economica di questo paese che non gli consente più di andare a scuola, di accedere alla loro formazione. È il mercato del lavoro, ed è anche la scuola di per sé, che è una scuola totalmente estranea alla realtà che lo circonda, al mondo intero, una scuola che viaggia su un altro binario completamente differente da quello che invece è il mercato del lavoro, da quello che invece dà la formazione che la scuola deve dare e che qua in Italia non dà. E il tema che io ponevo a Faraone era quello che, se noi andavamo a vedere le statistiche, l'abbandono scolastico, la percentuale più alta di abbandono scolastico a livello nazionale si trova proprio al quinto anno di liceo. C'è da una parte un motivo economico, ma dall'altra parte c'è un motivo che dopo il quinto anno di liceo lo studente si ritrova un po', diciamo, perso nella scelta universitaria. Non riesce addirittura dai modelli che la televisione, che i giornali, che i social media gli offrono, non riesce anche a trovare un significato profondo di quel pezzo di carta che si chiama laurea. E quindi questo lo porta a fare scelte completamente differenti, lo porta a abbandonare il suo percorso di studio e iniziare a lavorare, nella migliore delle ipotesi di questo tempo. Però nonostante questo, il forte abbandono scolastico viene da situazioni di povertà, estreme, assolute, e infatti non è un caso, diciamolo apertamente, senza passare né per razzisti né per nordisti o sudisti, che l'abbandono scolastico, i tassi più alti di abbandono scolastico li trovano in Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, e questo è un tema fondamentale che Matteo Renzi deve assolutamente affrontare, perché in un momento di crisi come questo quello dove bisogna investire è la scuola, è la formazione, è far sì che ognuno possa formarsi e far sì che ognuno possa scegliere la propria strada. Il modello che ci viene in mente è quel modello che nasce dalla riforma di Berlinguer della scuola,
una scuola che appunto era faceva da ascensore sociale, che permetteva al figlio del muratore di diventare dottore e al figlio del dottore di diventare muratore, se doveva farlo. E purtroppo questo oggi in Italia non succede. Oggi in Italia abbiamo una società che è estremamente ferma, che è estremamente bloccata sulle proprie convenzioni sociali, estremamente bloccata sulle proprie fasce sociali. Cioè il figlio del notaio da grande farà il notaio, il figlio dell'avvocato da grande farà l'avvocato, il figlio del medico farà il medico. Ed è logico che in questo clima si creano anche delle crisi economiche, perché non c'è mobilità lavorativa, non c'è una prospettiva di lavoro. La tua generazione e anche quelle precedenti avevano molta più prospettiva, un'ampia scelta lavorativa dopo pure l'università e dopo il liceo. Ora quella scelta lavorativa non c'è completamente, e Renzi questo secondo me lo ha capito. Però bisogna trovare gli strumenti per poi riuscire a cambiare quello che si è andato a creare nel corso degli anni, che si è andato a creare a causa di politici come il governo, come i politici del governo Berlusconi o quello dei vari governi precedenti, che non riuscivano ad avere una visione così ampia, cioè che non riuscivano a vedere la scuola come uno strumento sociale, ma che vedono la scuola soltanto come uno strumento dove il ragazzo apprendeva la versione di latino, i logaritmi di matematica, ma poi dopodiché per il resto non c'entrava niente. Invece noi portiamo sul tavolo, portiamo a Renzi una nuova visione della scuola, una scuola che sia prima di tutto una scuola di formazione, che sia una scuola che dia a tutti quanti il diritto di studiare, il diritto di formarsi, che sia una scuola che abbatta anche i costi, perché sinceramente i costi dei testi scolastici, ora diciamo, ma quelli sono una vera lobby, le case editrici sui testi scolastici diventano una vera e propria lobby, costringono i docenti a cambiare libro ogni anno, perché così possono gli studenti devono acquistare libri nuovi senza comprare quelli usati dagli altri studenti. E su questo il governo deve assolutamente intervenire, facendo anche leggi, se servono, anche leggi serie, restrittive, severe, anche leggi secondo me che vanno contro la libertà di mercato. Però quando accadono questi fatti, quando accade che un determinato settore produttivo del nostro paese prova a impossessarsi della scuola, prova a rubare il futuro, perché qua aumentando i costi dei libri si ruba il futuro agli studenti che non si possono permettere quei costi, facendo questo il governo deve intervenire a spada tratta, difendendo quei diritti, difendendo quegli studenti. E a Renzi questo problema va assolutamente posto. Infatti io diciamo ripremo sull'invito che Guido ha fatto all'inizio al presidente del consiglio Matteo Renzi, anche al ministro Giannini, di venire a Itaca, che si terrà ad Alcamo come diceva prima Guido, e di sentire un attimo gli studenti. Anche al ministro Giannini lo dico, guarda, noi mercoledì siamo andati al Ministero dell'Istruzione e abbiamo presenziato al patto di ratifica tra l'accordo tra Libera e il Ministero dell'Istruzione sull'impegno alla legalità e alla lotta contro le mafie. E il nostro discorso è stato molto chiaro al Ministro: la scuola deve essere quel luogo dove gli studenti riescono ad avere gli strumenti per analizzare il passato e il presente, e attraverso l'analisi del presente riescono a costruire un futuro migliore. L'impegno antimafia deve nascere dalla volontà di conoscenza, riprendendo le parole, anche perché oggi è l'anniversario, sono 22 anni dalla strage di Vita Meglio, riprendendo le parole di Antonio Caponnetto, che durante appunto quel giorno tragico di via Da Meglio, quando un giornalista si avvicinò a lui porgendo il microfono, lui affermò: è finito tutto quanto. Pochi giorni dopo, davanti alla bara di Paolo Borsellino, chiese il perdono per quelle frasi che aveva detto. Uscendo da quella chiesa affermò: la mafia ha più paura della scuola che della giustizia, perché è proprio nella scuola che noi dobbiamo avere le forze per combattere il clima di illegalità che è diffuso nel nostro paese, il clima del malcostume anche che è diffuso nel nostro paese e nel sud, e qua si ricollega a quello che diciamo prima all'abbandono scolastico, e nel sud combattere l'assenza dello Stato. La scuola deve avere quegli strumenti per combattere l'assenza delle istituzioni politiche presenti nei territori del sud, che per la maggioranza delle volte sono anche inquinate dai rapporti con la mafia. E quindi di sicuro su questo tema, sul tema della scuola che deve avere un ruolo sociale, è il tema da la scuola come ruolo sociale, e il governo come difensore anche deve allargare gli strumenti per difendere il diritto degli studenti. Queste sono le tematiche centrali che la Federazione degli Studenti, secondo me, a livello nazionale, proprio non tanto a livello romano, deve portare veramente al Presidente del Consiglio e al Ministro Giannini.
voi non li potete vedere, parlo con chi ci ascolta, non con chi, chi invece li guarda qui dalla festa, insomma, questi due